Non si può arrivare a tal scopo sulla Sicilia, una conca d'oro, l'hanno portata alla distruzione. Non meritavamo noi siciliani questa fine, questo è quello che noi vogliamo rivendicare. L'assenza di politici come la giudichi? L'assenza di politici, beh, ma ci sono stati politici, ci sono stati affaristi, non politici. Questo è il problema del governo nazionale. Il sindaco noi vogliamo sapere, dov'è? Vogliamo il sindaco qua che gli dobbiamo dire le nostre opinioni. Vogliamo più risposte, perché non ce la facciamo più. Sindaco, dove sei? Di azzerare la classe politica e quindi questo sistema di governare il nostro territorio deve partire anche dalla mia persona, dal banco dove siedo in uno scranno di un consiglio comunale, che ben venga, sono pronto a dimettermi, ma la mia posizione non cambia e non si tollera, perché sono vicino ai nostri produttori, sono un commerciante che ha l'astrico come i nostri produttori, perché il volano della nostra economia nel nostro territorio è l'agricoltura. E mi comporterò di conseguenza. Quando un sistema non funziona, bisogna anche combatterlo dall'interno, non solo dall'esterno. Perché bisogna. Verso l'aiuola. Perché bisogna inserire all'interno del sistema quel virus che può smuovere le acque. Solo con le nostre forze, persone che lavorano dalla mattina alla sera, hanno lasciato le loro famiglie, 7 mesi che corrono in tutta la Sicilia per mobilitizzare tutta la Sicilia. Intanto continuiamo a specificare che il movimento dei Forconi non è un movimento politico, è un movimento fatto da persone siciliane che oggi rivendicano i propri diritti. Vogliamo scuotere le coscienze di chi ci governa. La globalizzazione innanzitutto a noi ci ha distrutto, perché non è possibile che tutti i nostri prodotti con il marchio DOG e via dicendo siano tutti messi in un secondo posto, facendo prevalere prodotti extracomunitari. La Sicilia è stufa di essere trattata da figliastra dallo Stato. Bravo. E a Niscemi la situazione è peggio del dopoguerra. Io voglio ringraziare tutti coloro presenti. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me e anche io voglio ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questo progetto. Voglio che finalmente Gela abbia un progetto di sviluppo, di dignità e di cultura. Questo è l'obiettivo. Ora ci hanno distrutto la dignità, la nostra politica. Credo che questo noi gelesi nessuno si possa permettere di trattarci così. Voglio ringraziare anche la banda musicale, voglio ringraziare soprattutto le autorità, perché quando si lavora in collettività si riesce a ottenere quello che è veramente la dignità. Sono